Oh raga, ve lo giuro, sto provando quest'intro da almeno mezz'ora, ma non so perché non mi viene, quindi ho deciso di farla così oggi. Comunque, questo video è diverso dagli altri, ovvero non porterò Call of Duty, ma oggi sono qui per portarvi Need for Speed Heat. So che è uscito più o meno 8-9 mesi fa, ma ho avuto l'opportunità adesso di portarlo sul canale, desideravo portarlo sul canale, quindi così è stato. Ho fatto un video ieri sera e ho deciso di portarlo anche su YouTube, poi se vedrò che il video andrà abbastanza bene, continuerò con la serie. Vi invito come sempre a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi al canale e seguitemi anche su Twitch, dove il pomeriggio verso le 17:30-18 faccio delle live su Call of Duty e mi seguite se volete giochiamo insieme e ci divertiamo tutti. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Finalmente lo posso provare anche io. Torna lo Speed Hunters Showdown! Palm City ospita ancora una volta il principale evento automobilistico del paese. Ogni giorno migliaia di appassionati faranno la fila per poter vedere in azione le auto con le migliori prestazioni del mondo. Ma quando il sole tramonta, potreste facilmente ritrovarvi in territori ben più pericolosi. Questo è il mondo delle gare clandestine, una scena popolata da temerari e amanti della velocità, intenti a sovvertire qualunque regola e infrangere la legge. A raccogliere la loro sfida troviamo il tenente Frank Mercer di Palm City, ora a capo di una task force stradale nuova di zecca. Sulle mie strade non ci saranno corse clandestine. Vi do la mia parola, se prenderete parte ad attività illecite di questo genere, vi fermeremo. E se credete di sfuggirci andando a tutto gas, resterete delusi. Perché vi staremo col fiato sul collo senza mai darvi tregua. Credetemi, per voi non c'è via di scampo. Ma buono, te lo dici tu, grande capo. Ecco qua. Dimmi, Joe, come siamo messi? Tengo duro! Bene, continua a dare gas! Vai, vai. A te come va, Richie? Alla grande, si corre un sacco, Ana! Sapevamo che avrebbero fatto sul serio! Puntiamo alla League! Forza, ragazzi, questa è nostra! No, si come si mette, baby! Ok, occhi aperti! Si va in centro, aspettatevi guai! Vai, 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 vai! Abbiamo compagnia sulla destra! Raggiungo il gruppo, vediamo che sanno fare. Vitro. Forse questo sbirro lo conosco. No, carino. È tutt'altro che carino. Stavolta abbiamo fatto il colpaccio. Questa sì che è una corsa come si deve. Come si drifta? Non molla mai, Ana. Nemmeno noi. Beh, parla per te. Io ci rinuncio. Ma che diavolo? Richie! Richie! Se l'è filato davvero! Quello lì hai venuto in contatto. Ah, che cagata. Li vedo, vanno a nord attraverso la città. Non pensare di sfuggirmi. Attenzione, abbiamo chiuso l'uscita nord. Raga, devo distare. Ah, X. E1, vedo una posta su Mercy Bridge diretta a Eden Shores. Tenetelo d'occhio, è veloce. Se ti è rimasto qualcosa nel serbatoio, usalo. È troppo tardi, è troppo tardi. Non ce lo togliamo di dosso. Lascia fare a me. Non lasciare che ti freni! Sbagliata per carezzare! Via dalla strada! Buona idea! Ma
Vabbè, terzo, dai. Non male. Per uno che non gioca. Merda! Ce l'ha ancora con me! Anna! Sono sul ponte! Quello sbirro vuole buttarmi fuori! Yeah! Ho preso il muro, fratello. Minchia, lasciate l'auto. Non mi... Cazzo! Che cosa hai fatto? Che cosa cazzo hai fatto a quel gioiellino? Hai perso l'auto? Lui l'ha persa. No, Shaw, è colpa tua. Piangerai di avercela fatta. Chi dice che ce l'ha fatta? Cos'è sto robo? Una moto? Ci sono pure le moto, no dai. Mi sa proprio di sì, ci sono pure le moto. Che ci facciamo qui? Inviamo un messaggio. Ehi, aspetta, fermo! Ehi, ehi, l'hai sentito? Ci stanno riprendendo, ricordate? Shaw! Ha detto Shaw, eh, Nukan. È così che lavoriamo adesso? Le crew impareranno. Chi vuole farsi beffe della mia unità, beh, la pagherà. Frank, sei un tipo sveglio. Per inviare un messaggio ci serve un messaggero. Quindi? Qual è la vostra idea? Tu sparisci. E se rivediamo te o altri della crew in città, farete la fine di quell'auto. Se vuole lei, capito? Guarda, mascherina, vattene. Coronavirus, sti qua, manco la mascherina c'ha. Avvisa gli altri. Si sbirroni. Dov'è la tua auto? Ehi! Cazzate! Al mar. Basta, me ne torno a Ventura e porto anche Ricci. Ma siamo una crew. Non più. È finita. Cosa? Te ne vai a piedi fino a Ventura? Sì. Quella che è finita, dai. Sei sola. Need for Speed here. Sì, controllerò. Visto già la Nissan. Ehi, sono subito da te. Vieni. Fammi scegliere il catorcio, dai. Serviranno ti dà le palle. Sì, tutto qua. Oh, voglio la Nissan. Un rumore? Però secondo me è più veloce la BMW. Beh, trofei. Quello le ruote, sarà un cuscinetto allentato. Oggi non riesco. E ora, un estratto dell'intervista al tenente Frank Messer. L'uomo che sta guidando gli sforzi volti a eliminare Senti, il crescente problema delle gare clandestine nella solo nostra città. Pure è tanta roba. Per quanto sia importante ancora combattere il crimine, una lotta in cui crediamo molto, il nostro lavoro è più di questo. Siamo al servizio di tutti voi cittadini. Ascoltiamo le vostre storie e tutti i vostri problemi in modo da creare una comunità migliore, in modo da creare un futuro più sicuro per... Bravo, scusa, ottimo. Sono troppe stronzate a quest'ora Bravo. Del mattino. Senti, odio doverlo fare, ma se cerchi un'auto, mi serve un documento. Colpa degli sbirri. Oh,
Ok, iniziamo col scegliere l'avatar. Un po' più vicino no, eh. Cioè, vabbè. Vabbè, questo, dai. Ma aspetta, c'ha una faccia da... No, cinesino no. No. Uno pelato non c'è? No, questo. No, vabbè. Uno che mi rispecchia forse di più è questo. Ma non mi piace. Quindi ti piace il tuning giapponese? Sì, JDM for life. Ottima scelta. Ora voglio provarla. Conosco gente allo showdown. Se vuoi posso trovarti una gara. Così mi assicuro che qui tutto funzioni bene. Che ne dici? Sì, ci sto. Vediamo come va sta belva, dai. Ok, dove si va? Puoi scegliere fra un paio di corse. Quella in centro è tutta curve lunghe e quella Eden Shores è tutta curve strette. Vabbè, devo gareggiare. Scegli allora e imposta l'itinerario sulla mappa. Lock, subito. Sabada. Chiudi, non voglio leggere, ma do bellissima. Rilassati, dobbiamo solo far arrivare l'auto intera alla partenza. Senti, ma tutti quei trofei? Sei un pilota? Ah, quelli erano del mio vecchio Roberto Rivera, il gentiluomo. Ha ricostruito quella Camaro gialla del 67 con le sue mani. Poi è diventato un campione e ha lasciato il garage. Doveva essere bravo. Così dicono tutti. Lo showdown è una cosa grossa. Non mi lamento, è ottimo per gli affari. E se partecipi alle corse puoi fare parecchi soldi. Mi farebbero comodo. E a tutti gli altri in città. Un clacson di merda. Devo spegnere la radio. Vediamoci il sound dell'auto. Dovresti andare a quella corsa prima che inizi. Controlla la mappa se non la trovi. Dex, tratta bene il mio amico, eh? Per rodare un'auto. Se è una delle tue, allora sarà ben più che rodata. Ti unisci a noi? No, grazie. Organizzo gare per principianti, se hai paura di sfigurare. Sì, certo. Spiritoso come sempre. Sei sempre il benvenuto. Parliamo dopo la corsa. Buona fortuna! Non aspettarmi, vai! Se inizio a prendere sti cose è normale. A quanto pare puoi vincerla! Certo, bravo.
voglio bene, pompante. No. No. Vabbè, dai. Non ci credo. Niente male. Penso che te la caverai. Minchia, ho sbagliato all'ultimo, che palle. Ma sta macchina fa cagare. Sembra che la macchina regga bene. Ascolta, ho delle cose da fare giù in città. La cosa migliore che puoi fare con tutti quei soldi è prenderti un kit per il nitro. Io li ho finiti, ma se vai a prenderne uno al negozio di ricambi, posso montarlo. Un consiglio, se vuoi competere nello showdown, devi continuare a modificare la tua macchina. E per questo ci vogliono soldi. Corri, vinci, modifichi. E questo ti permette di vincere corse più grosse per premi in denaro più grossi. Non è tutto qui, ma è la base. E il primo passo per te è comprare un kit per il nitro. Me lo ricorderò. Se compri una macchina da me, l'assistenza è inclusa. Non importa quanto te la cavi come pilota, un buon meccanico è indispensabile. E tu lo saresti? Se vuoi affrontare Palm City per conto tuo, accomodati. Dico solo che è più facile se qualcuno ti guarda le spalle. Se vai al negozio di ricambi, puoi anche passare dal vecchio circuito. Ora è abbandonato, ma quella pista ha visto parecchio movimento ai suoi tempi. Succede ancora quando non... Minchia, che parcheggio che ho fatto. Andiamo la 350. Guarda che bella, va. Ehi! Aprite! So che ci siete! È inutile! Te l'ha venduta Lucas? Sì, lo conosci. È già tutta sciarmata. Direi di sì. È mio fratello. Una volta era mia. Già, ci ho vinto la mia prima gara. Sei è perfetta per un novellino. D'accordo. Ti spiace dirmi che è successo? Hanno scorte limitate per via dello showdown. Vendono solo a chi farà buon uso dei loro ricambi. Come me. Ok. Un novellino arrogante. Vuoi dimostrare quello che vali? Ci sto. Il telefono. Sono Anna. C'è un solo modo di farsi un nome in zona. Tutto qui. Devo sentire qualcuno. Tu resta in attesa. Ti chiamerò io.